Good morning, students! Today we talk about asking and giving directions. Prima di cominciare questa lezione, in cui impareremo come si fa a chiedere e a dare delle informazioni stradali, voglio raccontarvi una cosa. Se guardate, in this picture you can see the city of San Francisco. Soprattutto se guardate in basso, vicino al riquadro grigio, vedete un tram. Quello che voglio raccontarvi, infatti, è un fun fact about these means of transport. Allora, innanzitutto, quelli che vedete sono due tram. La parola tram si usa in tutto il mondo, ma in America li chiamano cable cars. Cars, lo sappiamo, vuol dire macchine, e cable vuol dire filo, quindi in qualche modo stiamo dicendo macchine che viaggiano attaccate ai fili. Infatti, se li guardate, li vedete anche in the two pictures. Non notate che c'è una certa somiglianza tra the cable cars in San Francisco e i cable cars in Milan? Milan è la nostra città italiana, Milano. Sapete perché? Perché all'inizio del 1900, siamo intorno al 1920, l'ATM, che è l'azienda di trasporti milanesi, decise di regalare, perché ovviamente stavo costruendo new cable cars, more modern cable cars, decide di regalare 10 cable cars alla city of San Francisco. In San Francisco, ancora oggi, questi cable cars, alcuni, non tutti, sono ancora funzionanti, quindi pensate quanti anni sono passati, e sono diventati, insieme ad altri cable cars ovviamente, the symbols of San Francisco. Directions, le indicazioni stradali. Cominciamo. Turn right, gira a destra. Turn left, gira a sinistra. Go straight on, vai dritto. Cross the road, attraversa la strada. Quando diamo delle directions oppure degli orders, che sono degli ordini, quindi o degli ordini o delle indicazioni stradali, usiamo i verbi, quindi go, cross, turn, alla forma che in italiano chiamavo imperativa e anche in inglese imperative form. Infatti vediamo affirmative, forma affermativa, go straight on, vai, e turn right, questi sono due esempi, gira a destra. Quando voglio dire di non fare qualcosa, lo vediamo nella parte destra, negative, semplicemente aggiungiamo davanti al verbo la parola don't. Quindi, non andare dritto, don't go straight on. Non girare a destra, don't turn right. Per imparare how to ask and give directions, quindi come chiedere e dare le informazioni, dobbiamo ripassare un altro paio di cose. Innanzitutto, qual è la domanda per chiedere a qualcuno come si fa ad andare in quel posto, dov'è quel posto? Ve le ho messe tutte e due nel riquadro verde. Excuse me, perché dobbiamo sempre essere very polite. Excuse me, how do I get to the park? Che vuol dire come raggiungo il parco? Oppure un po' più facile, excuse me, where is the park? Dov'è il parco? Ovviamente non ci bastano qui soltanto le nostre directions di prima, turn right, go straight on. Per essere più precisi nella nostra spiegazione, dobbiamo ripassare anche quelle che chiamiamo le prepositions of place, le preposizioni di luogo, che ci aiutano a spiegare dove sono, in questo caso i luoghi. Quindi abbiamo in, which in Italian is dentro, on, which in Italian is sopra, under, sotto, next to, di fianco, behind, dietro, in front of, di fronte, e between, tra. Tra questi non c'è near, che vuol dire vicino, che è altrettanto utile. Quindi, sotto abbiamo un esempio. Se la domanda è, excuse me, how do I get to the park? Potrei rispondere, go straight on, turn right, the park is in front of the cinema. Quindi,
Vai dritto, gira a destra, il parco è davanti al cinema. Ok, ragazzi, adesso siamo pronti per fare una prova. Quindi siamo rimasti sempre in San Francisco, visto che abbiamo cominciato da lì. Noi siamo il pallino rosso e dobbiamo raggiungere il Pier 39, ma non sappiamo come ci si fa ad arrivare. Incontriamo un passante e gli chiediamo: Excuse me, how do I get to Pier 39? Cosa ci può rispondere? Ovviamente non c'è solo una possibilità, io ve ne ho messo solo uno. Go straight on, go past the painted ladies. Go past vuol dire oltrepassare, andare oltre. Go past the painted ladies. At the crossroad, all'incrocio, gira a destra e poi, and then, gira a sinistra. Go past Chinatown, quindi vai oltre Chinatown, oltrepassa Chinatown. Then turn left. Go straight on and Pier 39 is in front of you. Ringraziamo e salutiamo. Thank you very much. Goodbye. E ovviamente lui ci saluterà. You're welcome, prego. Bye. Cosa sono le Painted Ladies di cui abbiamo parlato prima? Painted Ladies vuol dire signore painted, dipinte, colorate. Allora, ovviamente è un modo per definire questo gruppo, questa fila di case colorate molto belle che si trovano in giro per San Francisco. Quindi qua ne vedete due gruppi, ma ce ne sono anche delle altre. Cosa sono? Vi ho scritto very elegant, eleganti, colorful and charming houses. Colorful, colorate. And charming molto raffinate. Vedete che sono tutta una di fianco all'altra, tutte molto simili tra loro, ma di colori tutti diversi. Quindi, chiaramente, passandoci di fianco non si possono non notare. Furono costruite a partire dalla metà dell'Ottocento fino alla fine del Novecento. A questi gruppi di case sono a volte attribuiti dei nomignoli. Per esempio, quelle che vedete on the left, sulla sinistra, si chiamano The Seven Sisters. Perché? Perché sono seven houses, costruite tutte una di fianco all'altra, come se fossero tutte simili, come se fossero delle sisters. Quindi si chiamano The Seven Sisters. Le altre invece sono quattro, sono praticamente simili, molto simili, una di fianco all'altra, ma tutte di colori diversi. E le chiamano The Four Seasons, le quattro stagioni, quindi come se fossero autumn, winter, spring and summer. Quindi perché volevo andare a vedere il Pier 39? What is Pier 39? Possiamo definirlo in generale come uno shopping center, quindi full of shops di tutti i tipi, ma anche full of tourist attractions, quindi pieno di attrazioni turistiche di vario tipo. Quindi, for example, c'è anche There is an aquarium, c'è anche un acquario, sculptures around, quindi ci sono molte belle sculture in giro per questo quartiere, ma soprattutto ci sono i sea lions, i leoni marini che amano sdraiarsi e riposarsi nella baia di San Francisco, in particolare in questa zona chiamata Pier 39, e quindi avremo l'occasione di vederli da vicino. And in Italy is impossible, quindi sarebbe proprio bello poterla visitare. I really hope you liked this lesson. Bye bye, see you next time!